Allora, siamo in compagnia di Maria Letizia Golfieri, magistrato. Adesso raccontiamo come nasce intanto questa grande avventura, partecipare in prima persona ad un libro di ricette non banale e non casuale. Allora, io mi sono appassionata alla cucina sin da piccola, forse perché avevo una madre che non amava molto cucinare. Anzi, era una delle ultime cose che la prendeva. Invece io, forse seguendo le orme della mia madrina di battesimo, mi sono appassionata sin da subito alla cucina. È la mia passione, è l'unico lato creativo della mia vita. Soprattutto ho imparato a cucinare, le mie basi sono la cucina regionale calabrese, proprio perché appunto ho imparato da questa madrina di battesimo che era una grandissima cuoca, cucinava tanto e per intrattenermi quando ero piccola mi faceva fare i sughetti più semplici. Piano piano, crescendo, questa passione è aumentata ed è diventata più che un hobby, è diventato un po' il mio Prozac. Questa definizione ci piace, ma in che modo, ecco, stando poi lontani, no, da casa, perché la professione ci porta, no, a venire via dai luoghi, dai nostri luoghi del cuore, ecco, come ci si rapporta e come si continua invece a mantenere un legame, oltre che con la cucina, oltre che con la scrittura? C'è un pezzo di cuore che comunque rimane là, no? Sicuramente il pezzo di cuore c'è perché, come le dicevo, alla base della mia cultura culinaria c'è la cultura culinaria calabrese, quindi le ricette regionali che chiaramente poi sono state arricchite attraverso altre esperienze, incontri in altre cucine, il fatto di essere andate fuori a studiare in Toscana in particolare, quindi mi ha aperto ad altri modelli di cucina. Certo, la base rimane quella, ma soprattutto quello che mi ha sempre appassionato nella cucina nostra è cercare di trovare le origini di queste ricette, perché noi siamo stati una terra dominata da diverse culture, spagnola, araba, ebraica, e quindi ho sempre cercato di capire, di non limitarmi a rifare il piatto, cercando di rispettare le origini. Io sulle tradizioni sono un pochino bigotta, cioè credo che le ricette, almeno quelle storiche, non debbano essere rimaneggiate, perché debbano mantenere la loro storia e devono, attraverso i loro sapori, trasmetterci la storia delle loro origini e della cultura che c'è dietro un piatto. E dietro il morsello c'è forse tutta la cultura di Catanzaro, perché leggendo tra le varie interpretazioni anche del nome, comunque, diciamo, la storia più accreditata è quella che la fa risalire ai saraceni, alla dominazione saracena del IX secolo. È lì che si fa risalire l'origine del morsello, e sicuramente questa dovrebbe essere, diciamo, la storia più accreditata, in quanto per la carne che viene utilizzata, perché è carne bovina, che è la tipica carne che veniva utilizzata dai musulmani, ma anche dagli ebrei. Infatti il nome morsello nella sua etimologia potrebbe avere diverse origini, dal il muerzo spagnolo al morsel francese, ma ancora prima c'è un'etimologia araba che io non vi so riportare perché è impronunciabile per me. E anche il pane dove viene mangiato ha un'origine tipicamente araba, che è la pitta, che è una sorta di ciambella schiacciata senza mollica, che è un pane tipicamente arabo, che ritroviamo anche in Grecia e comunque nei popoli balcanici. E in Italia si trova solo a Catanzaro. E quindi anche questo ci riporterebbe a dire che l'origine del piatto è sicuramente araba. E questo meriterà sicuramente un viaggio, no, da quelle parti. Avviciniamoci un po' alla luce. Il morsello sicuramente merita, è un, come diciamo tutta la cucina calabrese, è un piatto povero perché è fatto con le frattaglie della carne bovina, è un piatto che ha dei sapori molto forti, quindi bisogna amare i sapori molto forti, come i tipici ragù meridionali, si cucina per molte ore, il morsello deve pippiare almeno 8 ore per essere gustato e deve essere servito bollente. Perché si diceva, quando si faceva ancora col vecchio grasso, c'è una parola tipica catanzarese introducibile che dice avada viranziva,
l'ansiva e quel grasso che lascia quella patina nel palato. Saremo all'altezza questa sera? Certo, oggi anch'io quando lo faccio a casa elimino le parti più grasse perché non siamo abituati più, però comunque rimane un piatto che diciamo non si può mangiare tutti i giorni. Non è un caso, poi è un piatto che veniva mangiato da alle 10 di mattina, oggi si definirebbe uno street food, dagli operai, dalla gente povera, insomma, veniva mangiato alle 10 del mattino dopo che si ritornava dai campi, dal lavoro, e a Catanzaro c'erano le cosiddette putiche, dove veniva servito il morsello alle 10 del mattino dopo che le pentole avevano bollito ore e ore. Una sorta di panino con la milza in Sicilia e di bue grasso, anche quello veniva servito alle 10 di mattina, anzi forse prima, in Piemonte, nella zona cunese. Un tuffo, grazie al nostro magistrato, nella storia, nelle tradizioni e nella cultura di Calabria. Grazie.